Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spaccio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, solo freschezza veneta. La papera e il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 poverina, che cosa ci vuoi. Buonasera amici, ben arrivati anche a questo appuntamento di Ciacole de una volta. Buonasera da Gigi Ferrari, ci troviamo in questo nostro percorso itinerante in una città stupenda, non tanto perché ci abito, ma sicuramente conosciuta in tutto il mondo. E questa città, tra i vari posti storici che ha, come la Piazza degli Scacchi, ci troviamo infatti a Marostica, ha un locale proprio in Piazza degli Scacchi che è L'Angelo e il Diavolo. Siamo ospiti questa sera in questo locale con amici, vedete anche una tovaglia imbandita, si sentono, noi li sentiamo i profumi, voi li potete solamente assaggiare tra virgolette con gli occhi, ma ci troviamo qua appunto a Marostica, all'Angelo e il Diavolo. Presento subito gli ospiti perché io questa sera ho una vaga sensazione che parlerò molto poco. Ci sarà musica da ascoltare, ci saranno voci da ascoltare, ci saranno soprattutto ricordi da ascoltare in virtù del fatto appunto della nostra trasmissione che si intitola Ciacole de una volta. Diamo subito il benvenuto al padrone di casa che è un grande personaggio. Buonasera, buonasera, buonasera a te, buonasera a tutto il pubblico. Non mi ha dato neanche il tempo di presentarlo, ma comunque, signore e signori, io Roberto Apo Ambrosi, autore di insuccessi incredibili in 40 anni di carriera, e questa sera vi ospito tutti nel mio locale, L'Angelo e il Diavolo, appunto, insieme a Gigi Ferrari, che mi ha presentato abbastanza bene, e a mia moglie Bruna, che senz'altro è più degna di dire benvenuti in questo ristorante osteria, e ve la presento subito, signore e signori, lo chef Quintano Bruna, anche tu presentala adesso. Ecco, no, io ti ho detto, io so già che questa sera parlerò poco, quindi diamo il microfono all'unica presenza femminile questa sera, che è la signora Bruna Quintano, possiamo dire anche lei sicuramente titolare dell'Angelo e il Diavolo, con tanto di chitarra, no? Fatto anche l'introduzione. Buonasera Bruna. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie di essere presente a Ciacole de una volta, e alla mia destra presentiamo gli altri due ospiti, che sono Luigi Lando. Ciao Luigi. Ciao.
Allora aspetta che abbiamo anche i microfoni qua, non dimentichiamoci dei microfoni perché diventa problematico altrimenti sentirci. Ciao Gigi. Ciao, ciao. Grande Luigi Lando che possiamo definire un po' il braccio destro, sinistro, centrale. Codice delle malefatte di Apo. Degli insuccessi. Ecco, ecco. È la mia ombra. Bene, e ricordiamoci di guardare anche in camera perché poi stasera ci divertiremo, io lo so già, però... dobbiamo anche rispettare determinati canoni. E poi un grande nome come quello del signor Claudio Pasqualin, che saluto e che presento e al quale diamo il benvenuto. Buonasera Claudio. Io ringrazio per la lusinghiera presentazione. In effetti io sono fiero di essere amico di Apo perché ho dato sfogo, frequentando questa bellissima osteria, a una grande passione come quella del canto, e quindi grazie a Apo che mi hai dato questa occasione. C'è chi mi conosce come pallonaro, nel senso, ma non perché racconto palle. Oh, no, perché... no, aspetta, aspetta Gigi, adesso convinciamo, adesso hai chiamato signor Claudio Pasqualin, avvocato, procuratore. Commentatore. Chiamami eccellenza, va bene così. E possiamo dire, visto che siamo in tema anche culinario, buona forchetta, o sbaglio, Claudio? Beh, tra le mie benemerenze c'è l'appartenenza alla venerabile compratenda del baccalà vicentina, nobile ducato dei vini friulani, magnifica fraglia del Torcolato di Breganza, certo. Quindi dal punto di vista enogastronomico qualche referenza anche la posso vantare. Ma il protagonista è Apo, fai parlare lui, per sì, favore. Sì, sì, ma decisamente siamo tutti protagonisti, anche perché io devo portare avanti questa conduzione. Parleremo di una volta, di tante cose di una volta, dalla cucina di una volta, alla musica di una volta, allo sport, visto che abbiamo... Claudio e Luigi qua che ci possono sicuramente supportare di una volta, e quindi passo passo andiamo a presentare non solo gli ospiti ma andiamo anche a presentare quello che faremo questa sera, o meglio di quello che parleremo questa sera, anche perché avremo degli intermezzi musicali che saranno un po' dal vivo con la chitarra di Apo che avete già avuto modo di sentire, poca roba. Ma avremo poi anche dei veri e propri video che vi proporremo durante il corso della trasmissione. Quindi, sì, possiamo fare un brindisi al pubblico. Un certo. Brindisi, dai, alziamo i bicchieri. Anche perché ora dice... A Joy TV, Bene, non bene. Fregare il vino a Bruna, guardalo. Ho fregato il vino a Bruna. E quello è tuo, quello è tuo. Ma a di solito... Voi, ecco. Io brindo saluto. Con l'acqua perché ragazzi, poi ne parleremo. Ahimè, facciamo finta che sia whisky, va bene? Ma guarda Apo, che se fai brindisi con quegli occhi allucinati lì, la gente si spaventa. Perché devo metterli in mostra, guardate. Ah, ecco, guardate. Occhi di cielo. Occhi di cielo, vedeva. C'era una canzone che diceva occhi di gatto, però vabbè, questo è un altro discorso. Io so che devo allontanare il vino non tanto per problemi personali, ma perché io gesticolo molto intanto che parlo e quindi non vorrei fare la classica frittata. Allora, parlando di frittata, ci colleghiamo subito a livello culinario, che è la cosa principale, visto che ci troviamo presso l'Angelo e il Diavolo qua in Piazza degli Scacchi a Marostica, e cogliamo l'occasione anche per cavalleria, mi sembra giusto, di sentire la voce di Bruna Quintano, che poi è consorte di Roberto Apambrosi, parlando un po' di cucina. Intanto, cosa fate voi qui all'Angelo e il Diavolo, oltre alle pizze e alle bruschette, Bruna? Allora, io qua ho dovuto fare un matrimonio con la cucina romana e il territorio veneto, certo. Perché ho dovuto un po' accontentare la terra dove io sono ospite da 25 anni soltanto. E allora qua si può mangiare una bella cucina romana, compreso con tanto di coda alla vaccinara. Claudio, non mi svenire. La fame, è vero. Però ci possono essere nel periodo giusto anche delle fettuccine fatte con... l'asparago, adesso ancora con il radicchio rosso, certo, di Treviso, la salsiccia, tante, esatto, però sempre tutto rimanendo molto sul tradizionale, sul territorio. Chiaro. Perché l'innovazione la lascio fare a dei ristoranti che qui sono veramente bravi, grandiosi e che meritano. Decisamente. Io rimango nel mio piccolo e mi mantengo anche benino. Ecco, Bruna, quanto tempo hai tu che spadelli? Sarà una ventina d'anni, soltanto, dai. E i cambiamenti a livello proprio di cucina, diciamo, com'era magari, come sono cambiati i piatti di una volta, no? Magari con, sì,
con quello che, sì. che magari nello stesso tempo richiedono i tempi che corrono, insomma. Allora, sicuramente bisogna alleggerire tutto, quindi la materia prima intanto è importantissima, come dicono tutti, però non tutti lo sanno fare. Certo. Allora bisogna trovare la materia prima, che deve essere di super qualità nella sua semplicità, e poi bisogna sgrassare il tutto. Però mi dispiace, ma le porzioni qua rimangono sempre romane e quindi abbondanti. Fatemene una ragione. Esatto, quindi si pagherà sì. anche la romana, ma indipendentemente dalla cosa. Ma diamo una Bruna, per pagare, sì, la diamo la ricetta magari in chiusura. Però sì, ecco, ci mettiamo d'accordo su cosa, perché insomma, non possiamo solo parlarne. Esatto. Però voglio parliamo dire, Bruna, anche di musica poi stasera. Assolutamente, dai, adesso abbiamo tutto il tempo a disposizione. Però Bruna, quello che io volevo chiederti, la cucina di una volta, che tendenzialmente era un po' più pesante, no? Ci usavano magari dei grassi. Ecco, tu hai fatto una piccola introduzione sì. su quello che è stato anche un po' il cambiamento, no? della cucina. Certo. Ecco, cosa è cambiato in sostanza? Cioè adesso cosa ti chiedono? Oh, guardi, scusi, c'è troppo lardo. Non voglio fare polemica, perché no. adesso è diventato un pochino più complicato per noi che lavoriamo nella ristorazione. Diventato un po' più complicato perché andando avanti siamo tutti un pochino più allergici, siamo tanto più vegani. Attenti a tante cose. Ottimi. E allora, sì, però bisogna cercare di accontentare tutti. Nel nostro certo. piccolo, insomma, finché si può, io cerco di farlo. Chiaro. E poi, diciamo che dobbiamo privilegiare quelli che sono i prodotti del territorio. Quindi un ritorno anche alla cucina con l'oca, di cui noi siamo Caspita. Anche degli ambasciatori, qui, sì, perché siamo un facciamo, circuito, sì, no? esatto. facciamo appunto parte del circuito che cucina con l'oca, piatti che vanno dal primo, secondo, certo. degli antipasti, delle cosine, però ecco, mantenendo tutto in un modo leggero, appetitoso. È buono. Buon appetito! Io mi stavo divertendo, intanto che Bruna stava spiegando queste cose che sono sicuramente fondamentali, mi stavo divertendo perché avevo alla mia destra sia Luigi che Claudio. Con la bava alla bocca. Parlavo, insomma, che ce frega, a noi piace mangiare. No, guarda, io mi faccio volentieri 35 km, 35 che ci sono da Vicenza a Marostica, per gustare il cacio e pepe di Bruna. Credetemi, vale il viaggio, per così dire. Luigi? Confermo, buonissimo. se voleva, grazie ragazzi. Bene. Poi gli devo offrire la cena sicuramente. Ma questa era scontata, l'hai già ripetuto diverse volte, ma ormai questa bisogna che te la metti per iscritto e in tasca. Bene, allora abbiamo parlato ovviamente inizialmente di quello che è un discorso culinario, trovandoci, ripeto, all'Angelo e il Diavolo in Piazza degli Scacchi a Marostica. Giorno di chiusura è il lunedì, lo diciamo per chi volesse poi venire a visitarli, ma entrando in questo locale e alle mie spalle con la panoramica che fanno i nostri registi, che ringraziamo, vedete un sacco di immagini che nello stesso tempo sono anche dei bellissimi ricordi. Io vedo alle mie spalle, ecco di qua per la precisione, un compagno di tutti i bambini, perlomeno della generazione del sottoscritto, che è Topo Gigio, e in fianco a Topo Gigio quel signore che vedete è il signore con la chitarra. Tre anni fa. Ed era proprio Apo. Quando, in che anno Apo ha preso la chitarra ed è partito da Marostica per andare verso l'avventura? Nel 1976, 20 gennaio del 76, lo ricordo ancora adesso, 20 gennaio del 76, presi a Padova un treno che partiva a 00:40 e arrivava a Roma alle 8:30 la mattina praticamente. Certo. E incominciò questa avventura che mi ha portato oggi qui a festeggiare quest'anno i 40 anni di carriera, appunto, e di canzoni, di musica, di esperienze, di viaggi, di situazioni. Nel frattempo molto ne sono successe di cose, no Roberto? Ne sono successe tante di cose, belle e meno belle, però vissute e quindi da ricordare sempre. Sia le belle che anche quelle meno belle, anche perché
Io dico sempre che di ricordi non si vive, però aiutano molto a vivere. Quindi io sono contento di aver fatto questa vita, e la rifarei comunque sempre. E se dovessi andare avanti, continuerò su questa strada, perché sicuramente non mi sbaglio. Quindi nel tuo percorso, inevitabilmente, hai conosciuto tante persone. Molte persone, sì. Ecco, sia nel mondo musicale, ma non solo. Certo. E poi una volta arrivato a Roma, che è successo? Una volta arrivato a Roma mi sono trovato davanti praticamente a una città bellissima come era allora, adesso lo è un pochino meno, che mi ha abbracciato, me lo ricorderò sempre, con un cielo australiano bellissimo, blu, e ho capito che quella sarebbe stata la mia città per tanti anni, infatti ne sono passati 18 quasi, di vita romana, anche perché, ripeto, allora Roma nel 76 era ancora una città molto particolare dove si poteva vivere bene. Trastevere era Trastevere, il centro era ancora il centro, adesso un po' diventato Trastevere, se la sono venduta ai tedeschi. Ah, vabbè, insomma, tutto quello che ne è venuto fuori. Si però sa, Roma mi ha abbracciato e mi ha dato in realtà quello che volevo. E come sei partito a livello musicale, parlando del tuo arrivo, del tuo approdo a Roma? A livello musicale sono partito come un giocatore di calcio che va a giocare fuori casa. Io sono partito con le mie canzoni e andavo a giocare contro Claudio Baglioni, Riccardo Cosciante, Francesco De Gregori. Certo. E mi dicevo, ma che vado a fare io con le canzoncine che ho scritto contro questi mostri sacri? In realtà poi ho incontrato delle persone, a parte che li ho conosciuti tutti, bene certo, o male, queste persone, questi compagni di viaggio che sono diventati appunto, e piano piano non ho più avuto paura e qualche gol fuori casa l'ho segnato anch'io. Beh, direi proprio di sì. Nel tuo percorso romano hai conosciuto un grande personaggio che conosce praticamente non solo tutta l'Italia ma anche il mondo, che si chiama in arte Don Bachi, no? Ah beh, Don Bachi diciamo che è l'autore di una canzone che è stata un po' il mio cavallo di battaglia dentro di me, nel senso che da quando l'ho sentita la prima volta, grazie a un'interpretazione splendida di Adriano Celentano, mi è sempre rimasta talmente dentro che ogni tanto me la ricantavo e la cantavo e la sussurravo e la pensavo e mi chiedevo come cavolo avesse fatto a scrivere un ragazzo di 20 anni, perché allora aveva 20 anni nel 62. Parliamo del 1962, 62, certo. Pregherò. E Dio ha voluto, e la fortuna ha voluto, che poi un giorno, e proprio sì, quest'anno, io la incidessi con lui. E... Sì, perché poi nel frattempo si sono sviluppati tantissimi progetti. Sono successe tante sì, cose, ma si sono sviluppati tantissimi progetti. Questi progetti sono poi proseguiti con l'amicizia, con la collaborazione, tant'è che parleremo poi ovviamente sì, delle tue incisioni a livello personale, che sono state le prime, ma che poi sono diventate sicuramente importanti, perché andremo a parlare, a toccare, poi ci riparlerà Luigi direttamente, delle voci del cuore, sì, di quello che è esatto, il progetto fondamentale. Ecco, no, però a livello Pregherò, diciamo che è stata una delle chicche più belle, uno dei più grandi onori si possono chiamare onori, e dei privilegi certo, che ho avuto nella mia vita. Cantare con Don Bachi, Pregherò, per me è stato, non diciamo un punto di arrivo, perché un punto di arrivo è giusto non averlo mai, perché chi non ha un sogno penso che non ha molta strada. E quindi il mio sogno è di andare ancora più là, però intanto uno l'ho realizzato ed è questo appunto che è, no, contenuto in un Caspita, video che adesso tu presenterai. Eh sì. Sei tu il presentatore. Certo, oh, certo. Io lo voglio presentare, ma prima di lanciare Pregherò, che sentirete e vedrete con le presenze di Apo e di Don Bachi, c'è da dire una cosa, che Pregherò è una canzone tra virgolette particolare, perché scritta da Don Bachi, interpretata da Adriano Celentano, che l'ha portata sicuramente al successo, ma Don Bachi, per le vicissitudini che poi la gente bene o male ha seguito a livello di stampa e di media, non ha mai saputo che Don Bachi si è sempre rifiutato di cantarla. Cosa è successo? Che Don Bachi ha conosciuto Apo e nel tempi recenti e dopo 25-30 anni sono riuscito a convincerli di cantarla insieme a me. Bene, cantare, allora ce la vogliamo ascoltare e vedere. Pregherò, Apo e Don Bachi.
pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la tua luce riavrà. Io t'amo, 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 questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor, nel Signor. Eccoci insieme, care amiche e cari amici, ci troviamo con la trasmissione Ciacole de una volta con Gigi Ferrari in Piazza degli Scacchi a Marostica, proprio all'interno dell'Angelo e il Diavolo, dove abbiamo passato la prima parte della trasmissione parlando insieme ai nostri ospiti Roberto Apambrosi, la signora Bruna Quintano, Luigi Lando e Claudio Pasqualin, di alcune cose che andremo adesso ad approfondire. Questa prima parte è stata dedicata alla cucina, e poi dalla cucina siamo passati alla musica. Con il video che avete avuto modo di vedere, di gustare, una chicca vera e propria insieme a Dapo e Don Bachi di Pregherò, video che tra parentesi è contenuto in un CD, no Roberto? L'ultimo CD. Voci del Cuore 4. Voci del Cuore 4. Perché parliamo di Voci del Cuore? Perché adesso dobbiamo parlare di Voci del Cuore. Ah, del cosa... progetto Voci del Cuore. Sì, perché dici 4. Voci del Cuore 4, significa che c'è stato il 3, il 2 e ovviamente anche... E l'1, sì, che è nato grazie alla collaborazione di tanti amici, e primo della fila Claudio Pasqualin, poi Paolo Rossi, Don Bachi, nel via via negli anni si sono anche accodati a noi Luca Barbarossa, Giulio Todrani, Papà di Giorgia, tanti ciclisti, Pozzato, Trenti, e via via dicendo tantissime persone hanno... Bruna Quintano stessa, mio figlio... Questi sono i protagonisti, no? Sì. Di Voci del Cuore. Siamo Voci del Cuore per beneficenza, sempre, per dare una mano chiaramente... a chi ne ha più bisogno di noi, anche se noi ne abbiamo talmente tanto, però c'è veramente gente che sta peggio di noi, quindi certo. Noi diamo una mano attraverso Voci dal Cuore, appunto, e un protagonista dietro le quinte di Voci dal Cuore è sicuramente Luigi Lando. Perché? La mia ombra, perché esatto. Attraverso le sue mani passano tutti i progetti che mi vengono in mente, io trasmetto a lui, e lui, sbuffando qualche volta e facendo le notti, le mette in
pratica in una tastiera di un computer e nella fantasia sua, e nascono tutti i video e tutte le situazioni che poi, certo, si vedono negli spettacoli e nelle promozioni che facciamo televisivamente e radiofonico. E allora vogliamo sentire la voce del nostro caro ospite Luigi Lando, che è uno di quelli, di quelle persone che fa il cosiddetto lavoro grosso e scuro, perché tu sei sempre dietro. Lavoro nero. Lavoro le quinte. Ecco, dietro le quinte. Sei un pochino invisibile dietro le quinte, ma malgrado la mole, no? Però sono invisibile, ma fa della mole. Ecco. Allora, intanto, come ti ha coinvolto Roberto in questo progetto di Voce del Cuore? Io lo conosco da un po' di anni, però in realtà il contatto vero e proprio con lui c'è stato 4 anni fa. La scintilla. La bubarata. 4 anni fa, 4 e mezzo, a seguito di quel suo trapianto di fegato che ha avuto. E prima lo conoscevo semplicemente come cliente, si era fatto qualche lavoro assieme, aveva fatto produrre qualche disco. E poi dopo invece quell'avvenimento c'è stato un avvicinamento maggiore e si è cominciato a produrre un po' tutto, dai CD di Voci al Cuore agli spettacoli, ecco, fatti in piazza. Com'è nata questa idea, come è stata realizzata, come è stata assemblata, come è stata messa insieme, Luigi? È stata un giorno che eravamo in macchina. Mi ha chiamato un giorno, ha detto, appena un attimo di tempo ci vediamo in piazza Manosca, devo parlarti di un progetto. Te lo spiego. In piazza io sono arrivato qui in piazza e mi trovo una persona che non riconoscevo praticamente più, perché io mi ricordavo un omone che più o meno aveva una stazza come la mia. Cosa è successo? Arrivo in piazza, vedo Apo, avrà perso forse 60 kg in meno, pieno ancora di... Però mi dai la camera per cortesia, la camera 2, c'è la camera 2. Eccolo. È successo praticamente questo, io l'ho chiamato qui, gli ho fatto un discorso molto lungo, però coinciso dicendogli, senti Gigi, è inutile che io abbia idee e abbia cose in mente se poi non riesco a metterle in pratica, perché praticamente sono nullo. Tu riesci a darmi una mano? E lui sciaguratamente, non avendo capito nulla di quello che io ho detto, sì. Ma hai capito quello che voglio? No. Ma sei sicuro che puoi aiutare? Sì. Bene, da quel giorno non mi si è più levato, cioè non è riuscito più a levarmi di torno, ed è nata tutta questa stupenda storia di montaggi di video che, se acquisterete questi CD e poi vi daremo tutti i riferimenti, troverete un attimo, vedrete che l'abbiamo fatto poi, da principianti dei lavori splendidi. Certo, che poi Luigi, sì, abbiamo parlato dei CD, abbiamo parlato del progetto di Voci del Cuore, ma sappiamo che tu sei stato e sei tuttora quello che cura anche le serate di Apo quando fa all'esterno le varie Apo C'è e cose di questo genere, no? Quindi dove ti sistema? Sempre dietro le quinte. Dietro delle grosse quinte che montiamo apposta. Abbondanti. Certo. Viene curo tutta la regia dello spettacolo. Certo. Ma poi è un lavoro che si fa assieme, perché si inizia con il montaggio dei video, delle basi, tutta la preparazione dello spettacolo, delle scalette. Sì, è un lavoro molto... Fino alla realizzazione dello spettacolo durante la serata. Certo. Siamo noi due alla fine. Anche con perché... Con la collaborazione, poi per la parte musicale degli amici di Apo in studio a Roma, chiaramente per tutte le registrazioni. Che, come dico appunto sempre anche durante i miei spettacoli, non ci sarebbe nessun artista, per quanto grande fosse, se non fosse coadiuvato alle spalle appunto dalle persone che lavorano dietro, in questo caso è lui. Posso dire che se non ci fosse lui non esisterebbe Apo, ci mancherebbe altro, però diciamo che lui è il 60% di tutte le mie idee, perché io mi alzo di notte, poi la mattina vado lì e dico, cosa abbiamo fatto ieri sera? Quello, butta via tutto che ho avuto un'altra idea. Insomma, tutte le cose che nascono così. Protagonista non solo nell'ultimo Voci del Cuore 4, ma anche... Veterano! Un vero e proprio veterano, è proprio... il nostro caro amico Claudio Pasqualin, che abbiamo qua questa sera, abbiamo sentito in apertura di trasmissione quando l'abbiamo presentato. Protagonista di Voci del Cuore anche tu, Claudio, in che forma, quando, cosa è successo? Ma sotto la forma, appunto... È venuto a prenderti in bicicletta, che è successo? Ma no, la bici c'è, la bici c'è, infatti, e lo vedremo, no? Esatto. Ma è così...
sarà per quel pizzico di vanità che c'è in tutti noi e che, alla quale ho dato sfogo venendo qui in questa osteria e proponendomi sfacciatamente a capo, il quale appunto l'ho ossessionato, si sono invertite le parti. Fai conto che il rapporto tra Luigi e Apo, nel quale Luigi non riusciva più a liberarsi di Apo, si è verificato tra noi e Apo non è riuscito a liberarsi di me. Quindi mi sono in qualche maniera proposto, lui ha capito che forse un po' di intonazione nella mia voce c'era, poca, e così poca, dici. Adesso facciamo giudicare a chi ci ascolta, sì, ci infatti, vede infatti. E credo che diranno infatti, c'è qualcuno dietro le quinte che ride però, infatti, c'è infatti, ma è chi ride dietro le quinte è solo una signora persona che ti conosce bene. Comunque, occorre essere un po' sfacciati alle volte, pur come dire, sono molto appassionato del genere, quindi gli do sfogo avendo trovato chi a sua volta me ne concede di sfogo, e questo è Apo appunto e tutti quanti. Se poi penso che, poi lo dovrai necessariamente citare, che mi ha fatto incidere Apo, perché Apo a un certo punto è diventato anche il mio manager, se vogliamo, è lui che mi sceglie le canzoni, che mi prescrive come vestirmi, e i movimenti che devo fare sul palco, perché vado anche sul palco. E appunto parlando di Bartali, devo dire che Apo mi ha suggerito questa canzone difficilissima. Eh sì, perché Paolo Conte, Conte è un genio, ha fatto un capolavoro che è molto, ma molto difficile da rendere. Io non, ovviamente all'inizio ero molto esitante. Però sarà perché in sala di incisione a fare il zazzarazzà iniziale c'era anche il mitico Don Bachi, il zazzarazzà che presumo adesso i telespettatori sentiranno. Sentiranno? Lo sentiranno più avanti. Avremo tempo di sentirlo. Beh. Infatti volevo anche collegarmi. Sì? Volano cefoni qua alla mia sinistra. No, stessa. Comunque, no, il bello è anche quello. No, ma mi piace il discorso di Claudio. Sì, no, ma scusa. Per la prima volta al mondo si è creato la persona che il manager del procuratore. Sì, vabbè, all'angelo del diavolo succedono. Se ti sente nell'ordine. Ecco. No, adesso della serie chi si loda si sbroda. Però Del Piero, Gattuso, Vialli, fino ai contemporanei, Giovinco, Criscite, bla bla bla, non me li sono inventati io. Quindi, insomma, il fatto che tu sia il manager del manager di Del Piero potrebbe essere per te motivo di vanto, evidentemente. Però ecco, c'è da capire una cosa importante, fondamentale, che poteva cantare tante canzoni Claudio Pasqualin, perché è stato un po', tra virgolette, anche scoperto come una voce davvero particolare. Cosa è successo? È andato a cantare una canzone, innanzitutto scritta da un grande come Paolo Conte, ma dedicata ad uno sport, in particolare il ciclismo, di cui Claudio penso sia abbastanza conoscitore, no Claudio? Di ciclismo. Sì, soprattutto no, appassionato, è uno che si ciuccia via, per così dire, i suoi 10.000 km all'anno, quindi io con la bici ci convivo. Quindi tu Claudio, oltre a conviverci con la bici e farti oltre 10.000 km all'anno, hai anche avuto modo di partecipare a qualche gara? Cos'è successo? Sì. È campione del mondo, è vero, ecco, ditelo voi che la mia naturale allora, timidezza mi impedisce di dirlo. No, vabbè, lo diciamo noi, o perlomeno lo dico io, che ho un po' il ruolo di moderatore e conduttore della trasmissione. Il signor Claudio, chiamami moderatore per questa sera. Il signor Claudio Pasqualin è, che cosa? Campione del mondo di ciclismo per giornalisti. Per giornalisti. Occorre aggiungere, per dirla proprio tutta, Master 4. Potrei lasciare la gente nel dubbio, Master 4 cosa vuol dire? Vuol dire purtroppo over 70. Quindi sono sì, ma però. Ma non si vedono, no. Pensavo di più. Dico, non si vedono. Certo. Fai vedere, fai vedere. Ma non dovrebbe esistere. Ma no, non posso far vedere. No, Claudio, questo ce la devi concedere. Vabbè, perché, allora, ti spiego. E mentre tu ti prepari a cantare, cantare, ma mostrare che sono campione del mondo. Ecco, si prepara, stavo dicendo, a mostrare le sue nudità. La gente non ci crederà, ma il signor Claudio Pasqualini, che dice, caspita, Claudio Pasqualin, ha vinto il campionato del mondo
in bicicletta, quindi di ciclismo per giornalisti, ma non solo. Cosa è arrivato a fare? Si è tatuato l'iride dei campioni del mondo, dove Claudio? Ah, sopra la caviglia. Possiamo, ecco, io chiedo... No, ma guarda, se sì. Luigi mi tiene sì, il microfono. Luigi te lo tiene, credo. Chiedo alla telecamera... Sì, adesso non lo so se si riesce a vedere. La caviglia, mi raccomando, la caviglia. Qua, aspetta, ecco, adesso mi ammazzo, permetto. L'avete voluto. Poi è il bello... La via naturale... Eccolo che arriva. Eccola qua. Questo è un tatuaggio reale. La caviglia, è la caviglia. Che mostra l'iride... originale che mostra, poi anche ecco, grazie Claudio, ecco, grazie. Che dimostra e che certifica, se ci fosse il caso di certificarlo, che il signor Claudio Pascolin è campione del mondo di ciclismo per giornalisti. Lì sulla liscia l'iride e sì, sulla schiena si è fatto tatuare il diploma. Ok, adesso tu adesso posso dire che questo è un grande momento di televisione. Claudio, abbiamo visto la caviglia, non possiamo chiederti ulteriori, ulteriori scene. Bene, io secondo i tempi della regia a questo punto darei lo spazio proprio per sentire questo brano stupendo di Claudio, di Paolo Conte, ecco. Di Claudio Pasqualin e ovviamente scritto, effetti, cioè, scritto da Paolo Conte. In effetti ricordo si era pure vantato, potuto scriverla lui. Bene, stendiamo un pietoso velo. Di luna piena. Ecco, ho detto che stasera è difficile la trasmissione. Sentiamo questa, dicevo, stupenda canzone firmata da Paolo Conte, cantata in maniera egregia, oserei dire, da Claudio Pasqualin con tanto di video, e che ci riporta ai nomi di uno dei più grandi. C'è stata sempre la famosa sfida, no? Coppi Bartali, Bartali Coppi, insomma c'era chi tirava per Bartali, c'era chi tirava per Coppi, però Bartali ha fatto un gesto nella sua storia che sicuramente non potrà mai essere dimenticato, ed è il famoso gesto della borraccia, no Claudio? Ma lì c'è il dubbio, sai? Ah, c'è anche dubbio? Non si, no. Si sa bene chi ha dato la borraccia a chi. Si vede anche sul video che gliel'ha data lui. Coppi che l'ha data a parte. Ah, ecco, va bene. Comunque, il dubbio c'è, e il bello dello sport è anche questa permanenza del mito e del dubbio. Quindi, ce lo vediamo il video, Bartali canta Claudio Pasqualin. D'attore faceva il corridore e aveva nelle gambe la forza di un motore. Alfredo lo chiamava l'uomo di porcellana, ma le salite le spianava, porca puttana. Giovanni e i suoi sacrifici, in sella alla sua bici. Giovanni aveva tanti sogni, ma soltanto pochi amici. Giovanni sognava l'amore, ma essendo un corridore, la cosa più importante era pedalare. Ma la salita dove va? Per quest'uomo in bicicletta che pedala sempre in fretta e macchiato di tramonto dentro il sole se ne va. Ma il traguardo arriverà. Per quest'uomo in bicicletta che pedala sempre in fretta, sotto braccio la vittoria tutto solo se ne va. Giovanni faccia d'attore e fronte di sudore, Giovanni che non riusciva a trovare il tempo per l'amore, Giovanni che desiderava stare con la sua amorosa, ma amava la bicicletta sopra ogni cosa. Giovanni, ecco il traguardo, è quello della tua vita, ma arriva una spallata infame e la tua corsa è finita.
con gli occhi rivolti al cielo, disteso sulla strada, ma tanto c'è sempre il sole, comunque vada. Giovanni ama i cani, a volte più degli umani, dal giorno che in una discesa gli rubarono una maglia rosa. Se fosse stato un cane, di sicuro lo avrebbe aiutato, ma l'uomo che passava non si è fermato. Ma la salita dove va? Per quest'uomo in bicicletta che pedala sempre in fretta, è macchiato di tramonto verso il sole, se ne va. Ma il traguardo arriverà. Per quest'uomo in bicicletta che pedala sempre in fretta, sotto braccio alla vittoria, tutto solo arriverà. Tutto solo arriverà. Tutto solo arriverà. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia e l'abbandono e niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Ricchi e poveri vai. Che anno era? Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che anno era? Che anno 1971, era? José Feliciano, una canzone scritta da Jimmy Fontana, sì? Cantata da José Feliciano e i Ricchi e Poveri. La portavano, se non erro, in quell'anno al Festival di Sanremo, no? Al Festival di Sanremo, e tra le altre cose questa canzone, per quello che dice naturalmente, che sarà della mia vita, chi lo sa, è stata la canzone che mi ha accompagnato per una vita praticamente, perché partivo da questa Marmarostica e ricordavo appunto che sarà che la vita. Senti Roberto, è appena finito proprio fresco, no? Il Festival di Sanremo, sì, con tutte le sue polemiche, i super ingaggi, le varie cose eccetera, ma tu di Sanremo nel corso della tua carriera, nel corso della tua vita ne hai passati tanti, no? Specialmente nell'82, dove ho partecipato. Lì volevo arrivare. Mi fu soffiata per un secondo. Vabbè, dai. Va bene, sono storie che sono passate, storie che si ricordano anche sempre volentieri. Però ci sei stato, cioè, nel senso, sei stato dentro, sì, come... Sono stato dentro proprio nell'82 e nell'81 e nel 96. Quindi come potresti giudicare i cambiamenti di Sanremo epici, una volta, al Sanremo epici attuale? Epici. Io lo posso dire tranquillamente, certo, non è che possa. Non è. Una volta si diceva che gli Sanremo che organizzava Gianni Ravera aveva già tutte le canzoni 2 mesi prima, certo, se le metteva in cuffia, se le ascoltava a casa la sera e faceva addirittura la scaletta delle canzoni, la faceva lui. Secondo me adesso la giuria non le sente neanche le canzoni, perché vorrei vedere se De Gregori o Vasco o Baglioni decide di andare a Sanremo se c'è, certo, qualsiasi commissione selezionatrice che dice no, non vieni Claudio, non vieni Francesco, non vieni Vasco, perché la canzone tua non ci piace. Mentre un tempo invece c'era... se a Ravera certo, non piaceva il brano, tu non andavi neanche se da capo. Poi si mettevano d'accordo già su chi vinceva. Però sicuramente se la canzone non piaceva a Gianni Ravera, tu non andavi a Sanremo. Questo lo posso certificare. Ecco, questa è una notizia che magari lo posso certificare per quello che ho sentito, quello che ho visto. Quello che hai vissuto. Certo, anche se poi le canzoni erano aiutate da super ospiti, perché ogni cambiava, o dalla coppia che veniva, perché le canzoni dovevano essere anche
che dovevano anche andare bene anche a José Feliciano, a Wilson Pickett, a Stevie Wonder quando vennero a Sanremo, quindi c'era tutto un meccanismo di... a Louis Armstrong, mi viene però, in mente Louis Armstrong, ma non era in gara Louis Armstrong, no, quindi, vabbè, però, quindi era un super ospite come ora, un super ospite come sono adesso i super ospiti. Poteva andarci anche Claudio, secondo me, con Bartali e non sfigurava. E di Sanremo di quest'anno ho avuto un bel piacere vedere la questa ragazza qui di Bassano, la Michielin, dicono. Certo, no, certo. Non è Michielin. No, Michielin. Michielin, certo. Io pensavo che fosse Michielin. No. E poi di quest'anno ricordo molto volentieri anche questa canzone. Questa canzone, sì. Proprio fresca fresca del Sanremo appena passato. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La prima cosa bella, tutti, che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è chiarita, il cuore innamorato sempre più. Eccolo. No. Adesso però tutti, questa canzone è del 1970. Quindi siamo andati ancora più... Fate un po' i conti, quanti anni ha questa canzone? È un classico, però Roberto, prima di andare avanti nel corso della trasmissione, vuoi parlare anche del progetto di Voci del Cuore? È la classica domanda che io mi pongo sempre, perché io faccio tuttora radio e quindi ogni giorno presento, parlo degli autori, delle canzoni, eccetera. Ma ci sarà mai un ricordo dei Sanremo 2015, 2014, 2013? Sai, 30 anni, 40 anni, come queste canzoni? Sai che cosa c'è? Che secondo me una volta, ecco, tipo questa canzone, certo, la prima cosa bella o che sarà, ma anche fino, diciamo, a Eros Ramazzotti quando vinse a Sanremo, con Terra Promessa, c'era anche la sana abitudine delle canzoni fatte con due strofe, il ritornello, altre due strofe e il ritornello. Certo. Adesso secondo me si è persa questo modo di fare canzoni, si è stravolto tutto. Posso fare? Scusa Claudio, finisco un concetto. Oggi ho sentito in radio una canzone di... non è Fedez, è, come si chiama? J-Ax. Io vorrei vedere il signor J-Ax, per carità, bravissimo, cantare questa canzone dal vivo. Potrebbe cantarla con... Non è possibile. Mio, che stai, su. È un incontro di parole che la gente non può ricordare. No, volevo solo sottolineare che è una canzone di questo Sanremo, peraltro apprezzata dalla critica, quella di Elio e la Storitese, mi pare abbia 6 ritornelli, 6. Cioè è una canzone fatta di... versi che cambiano, è impossibile ricordare, cioè abbiamo perso il modo di fare le cose, ecco perché che sarà o queste cose qui, non, infatti i cantanti se vogliono andare a fare su successo, guarda il volo, guarda la Nannini, vanno a ripescare l'immensità, se telefonando nel caso, vanno a ripescare tutte le cose che sono state e li vanno sul sicuro, perché le canzoni allora erano canzoni. Secondo me si sono perse. Luigi, il progetto di Voci del Cuore, no? Che poi alla fine sono state scelte con degli inediti del grande Apo, ma nello stesso tempo poi anche tante altre canzoni come Bartali, come tanti ospiti che hanno cantato, Paolo Rossi, eccetera, che sono state canzoni appunto riprese. Ecco, come scelta musicale da inserire in Voci del Cuore, tu hai potuto dire la tua oppure ti è stato imposto? No, a parte gli scherzi, spieghi, raccontaci. No, le scelte le fa fondamentalmente Apo, certo, a inserire, certo, chiaramente. E fa fatica pure lui a prendere queste decisioni, perché come diceva prima, la sera prima decide di mettere dei pezzi e la mattina dopo ho già cambiato idea 3 volte. Ecco. Quindi è una rincorsa continua alla cosa.
nei CD, perché ne sono usciti ben... I CD sono arrivati, cioè qua è arrivato al numero 4. Quindi sono usciti quattro edizioni, giusto? Quattro edizioni. Ecco, che canzoni si possono trovare? Per chi magari ancora non conoscesse, no, questo progetto di Voci del Cuore, cioè sull'uno, il due, cioè, sono, diciamo la lista delle canzoni. Beh, però, sull'ultimo magari ricorda l'ultimo, ecco, Luigi. Sull'ultimo ci sono parecchi pezzi, alcuni... di Apo ed altri delle collaborazioni con Pasqualini, con Paolo Rossi. Paolo Rossi che canta una canzone di Venditti, che è fantastica storia della vita. Don Baghi che canta Pregherò con certo, che abbiamo visto e ascoltato. I Blondie Brothers che cantano il bandito e il campione di Francesco De Gregori. C'è anche il papà di Giorgia, vero. Giulio Totodrani che canta una versione splendida di Giorgia Mammain. Adesso Claudio non è per puntare ancora l'indice sul discorso età, no? Però Apo ha parlato dei Blond Brother, che tra parentesi sono amici e che saluto, i fratelli Bau. Dove vengono, no? Ecco, ma sai come si chiama? Scusa, solo per mantenere fede al mio ruolo di pallonaro. Sì. Loro vengono da Stoccaredo, sì. No? Dove tutti si chiamano Bau, come loro, sì. Appunto, no? E voi sapete come si chiama lo stadio a Stoccaredo? No, non lo sapete, allora ve lo dico io, il Bernabéu. Detto ciò, possiamo andare avanti. Detto ciò, mi sta lì per chiedere. Il nostro momento, un grande momento. Stavo dicendo appunto dei Blond Brothers che cantano Il bandito e il campione, che anche questa è una canzone legata al ciclismo. Sì, e ce n'è un'altra ancora, perché protagonista di una canzone inedita composta da Apo Ambrosi con il maestro Bizzarri è dedicata a Giovanni Battaglini. Infatti io volevo arrivare anche a quello, ecco, no? Allora, il bandito e il campione si sa che parla di Girardengo, che è stato anche questo un grande, no, del ciclismo. E poi per arrivare ai giorni nostri, dove in questi CD c'è un brano che si intitola, Claudio? Che si intitola Giovanni, e credo che se Apo la potesse... Accennare io la canto, magari. Attenzione, ecco, possiamo fare una cosa dicendo di questa storia che hanno fatto il campionato del mondo quella volta, questa storia dove l'hanno buttato per però terra. Cominciamo con Giovanni ecco il traguardo, dai. È quello della tua vita, ma arriva una spallata infame, la tua corsa è già finita. Disteso sulla strada, guardando verso il cielo. No, adesso tagliare sempre comunque il sole, comunque vada. Non a caso. Io devo stare, scusatemi, ma io devo stare nei tempi, nei ranghi. Poi cominciano a farmi i vari segni che non vorrei mai vedere. Ok, allora abbiamo parlato, trovandoci a Marostica, chiaramente di un grande che ha vinto un Giro d'Italia, Giovanni Battaglini. Dove è successo che cosa? In parole povere. Tanti lo sanno, ma vogliamo sentirlo dalla voce di Claudio, no? Sì, siamo all'ultimo chilometro del campionato del mondo. Se c'è una corsa che ti può cambiare la vita è quella. Tu puoi vincere il Tour, il Giro, come Battaglini ha vinto. Battaglini, ricordiamolo, ha vinto un Giro d'Italia e anche la Vuelta de España. Però era lì, la maglia rosa era là, in fondo al rettilineo. C'era lui con due olandesi. I due olandesi parlottano tra loro. A un certo punto arriva a Giovanni, quella che Apo nella sua canzone dal titolo appunto Giovanni ha definito la spallata infame. Lo fanno cadere. Nessuno si ferma. E da lì spariscono tutte le prove televisive. Sì, sì. Ce ne sono state di cose strane. Bene. È così bello stare in compagnia qui all'Angelo il Diavolo a Marostica che non ci siamo davvero accorti del tempo che è passato. Abbiamo pochissimi minuti prima di salutare gli amici. Io vorrei, visto che ho aperto con Bruna Quintano, nello stesso tempo anche chiudere con lei. Perché? Perché l'aveva promesso, dice no, ma non posso, ma lo dobbiamo fare. Bruna, abbiamo un minuto per una ricetta. Storica, inventati. No, io sono più brava a farle che a parlarne, anche perché non, il mezzo televisivo proprio no. È difficile. Una matriciana al volo. Una spavellata, dai. Sì, mentre aspetti che Carlo Conti ti dà i risultati. Sì, metti sull'acqua, butti il sale, la sali, mentre tu aspetti che bolle l'acqua e butti anche la pasta dopo. Certo. Nel frattempo fai un po' di guanciale, una mezza cipollina, li fai soffriggere leggeri,
butti un po' di pomodoro dentro questo soffritto, fai andare, dopo ti ci condisci, spaghetti, i rigatoni, quello che ti piace, e questa è la matriciana. Ecco, semplicissima, come e sana, sana. E soprattutto sana. Ce la fai per esatto. Certamente. Soprattutto perché... come si può gustare qui all'Angelo e il Diavolo. In chiusura, per questi veramente secondi che ci restano prima di salutare gli amici, vogliamo dare i contatti alle molte persone che ci seguono, lo facciamo tramite Luigi, un passaggio di questo CD al volo. Allora Luigi, dici. Beh, il disco lo potete trovare eccolo qua, Voce del Cuore 4, e tra l'altro sono 5 dischi, perché ci sono 3 CD audio e 2 DVD, perché ci sono anche tutti i video realizzati per Voce del Cuore 4 e le registrazioni del concerto fatto quest'estate a luglio con l'ABC Tribute in Piazza Malostica. Certo. E il contatto potete scriverci tramite il sito vocedelcuore.it oppure sulla pagina Facebook Voci del Cuore 3. E meglio ancora venire all'Angelo e Diavolo, perché Apo acquistare direttamente da Apo. Al CD vi offro anche un'ombra, sicuro. Ecco, benissimo. Il formaggio allora, non è in vendita. No, adesso ce lo gustiamo, compenso noi. Allora, io ringrazio come sempre gli amici che ci hanno seguito in questo appuntamento, ciacole di una volta che hanno spaziato dalla cucina alla musica, allo sport, al ciclismo. Ringrazio tutti gli amici che seguono fedelmente questo appuntamento. Ringrazio Roberto Aprambrosi, ringrazio Bruna Quintano, ringrazio Luigi Lando, ringrazio Claudio Pasqualin. E noi ci lasciamo con un brindisi questa sera dedicato a tutti gli amici che ci vogliono bene e che sicuramente acquisteranno il CD Voci dal Cuore 4 ai contatti che avete ascoltato. Viva Joy TV! Grazie, viva Joy TV! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Azienda Agricola Lago, una garanzia certificata da una lunga tradizione centenaria che opera solo in Veneto. Uova freschissime, raccolte nel nostro allevamento interno, selezionate e imballate solo dopo aver superato severi controlli con tecniche all'avanguardia, per garantirti un prodotto sempre sano, genuino, a chilometro zero. Grazie alla nostra filiera corta e al personale qualificato, siamo altamente competitivi. L'alta qualità delle nostre uova è inconfondibile, si riconosce subito. Contattaci o facci visita presso il nostro spaccio aziendale in via Pani 17 a Laghi di Cittadella. Uova Lago, solo freschezza veneta. La papera il papero chiese papà, papari papaveri come si fa? Non puoi tu papari papaveri, disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata, che cosa ci vuoi far, così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?